Salve a tutti amici di Camera Leva, oggi parliamo di Huawei P Smart 2019, successore del Huawei P Smart del 2018, campione di incassi precedente per quanto riguarda il Black Friday. Sull'onda del successo, appunto, Huawei ha deciso di puntare di nuovo. Ovviamente squadra che vince non si cambia, ma in questo caso cambiano davvero tantissime cose, a partire dall'estetica generale a finire alla componentistica interna, che finalmente davvero fa un passo in avanti. Si abbandona finalmente il Kirin 659 per fare posto ad un nuovo Kirin 710 dotato di intelligenza artificiale. Procediamo per gradi, dopo la sigla andiamo a vedere subito questo smartphone, le sue linee, il suo design. Il 2019 è stato presentato a Milano nel Huawei Experience Store, dove non solo abbiamo potuto ammirare tutta la gamma di modelli Huawei con anche tutti gli accessori, ma soprattutto avere uno spazio totalmente dedicato a noi, che abbiamo potuto parlare anche con responsabili che ci hanno assicurato appunto che la mission di Huawei quest'anno, almeno per questo smartphone, è di puntare nella fascia target sotto i 25 anni, che rappresenta più o meno un quarto appunto delle vendite totali dei prodotti Huawei. Non è un caso quindi allora che Huawei abbia fatto una partnership con TikTok, la famosissima applicazione che spopola tra adolescenti, reduce di una fusione con Musical.ly, se per caso avete già sentito o non siete avvezzi a questo mondo. Bene, con il Double Tap Tour Huawei si piazzerà con il suo P Smart, che sarà il cavallo di battaglia, diciamo l'interfaccia tra i giovani e i contenuti multimediali del social di TikTok, in 14 tappe italiane che si terranno la maggior parte nei centri commerciali, sfruttando appunto le caratteristiche del Huawei P Smart 2019. Quali sono queste caratteristiche? Beh, innanzitutto abbiamo detto processore rinnovato, Kirin 710, un processore che affianca anche intelligenza artificiale per il calcolo di effetti particolari video, non solo, ma anche per un effetto bokeh grazie alla doppia fotocamera posteriore da 13 più 2 megapixel, e anche sulla fotocamera frontale, nonostante sia un sensore singolo da 8 megapixel, riusciamo ad avere effetti che non sono in post-produzione, ma sono in tempo reale, dei filtri che possono abbellire le nostre storie, le nostre foto, e quindi andare praticamente a fare un po' di concorrenza, diciamo, ad altre applicazioni come Snapchat, Instagram e anche la stessa TikTok. Per divertirsi, ma non solo. Huawei promette infatti una qualità fotografica di tutto rispetto, nonostante si parli appunto di fascia medio-bassa, e questo lo si evince anche dal prezzo. Prezzo di 249 € che vi garantisce non solo lo smartphone, ma in linea promozionale vi dà anche questo fantastico cassa Bluetooth e Huawei Soundstone nel valore di circa 50 €, e non solo, se possedete uno smartphone Huawei in precedenza avete anche 50 € di promozione su Huawei Video per scaricare dei contenuti multimediali, quindi un bundle abbastanza ricco, tra l'altro prezzo di lancio, quindi nei prossimi mesi sicuramente vedremo scendere un po' il prezzo e quindi diventerà probabilmente uno dei prossimi best buy, come già è stato il P Smart per lo scorso anno. Ma non è stato detto tutto su questo Huawei P Smart 2019. Ci sono 3 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile con la micro SD, non la nano SD, quella riservata penso ai prodotti di fascia top Huawei. Ma abbiamo anche detto già doppia fotocamera 13 più 2 megapixel posteriore, 8 megapixel frontale. Abbiamo un ampio display da 6,21 pollici, risoluzione Full HD con notch a goccia, quindi questo piccolo notch che
permette di fruire di tutto quanto il display di contenuti multimediali senza avere questa fastidiosa attacca che abbiamo visto per tutto il 2018. Speriamo che tutti i produttori piano piano l'abbandonino per trovare soluzioni alternative, appunto come questo Go Notch a goccia. Ma non solo, batteria 3400 mAh dovrebbe portarci sempre a sera, anche perché il Kirin 710 dovrebbe essere meno energivoro rispetto al Kirin 659. Ma la cosa più bella che si rinnova è l'estetica, soprattutto quanto riguarda la back cover, che ha un effetto simil ceramica nonostante i materiali utilizzati siano plastici, ma la colorazione Aurora disponibile riprende quella del Huawei P20 dello scorso anno, bellissima da vedere nonostante al filo effettivamente sia un po' plasticosa, non troppa ceramica, quindi l'effetto simil, diciamo che 50-50, l'obiettivo è stato raggiunto. Bella però la colorazione, belli colori cangianti, disponibile anche in black e blu zaffiro. Sicuramente Huawei con questo P-Smart 2019 apre il nuovo anno col botto, sicuramente fra qualche mese potremo anche dire se si sarà piazzato come concorrente aggressivo per la fascia medio-bassa che in questo momento sembra essere dominata da Xiaomi. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, io sono Giuseppe Spera per Chimera Revo, da Milano è tutto, linea allo studio.